Dal 26 febbraio, giorno in cui i primi pazienti positivi al Covid-19, i due coniugi ottantenni fanesi, sono entrati al San Salvatore, è partita la macchina dell'emergenza per la sanità locale. Pesaro è divenuto immediatamente centro di riferimento, grazie ai macchinari di cui dispone, per dare una pronta risposta alle esigenze di inquadramento e gestione dei pazienti man mano che arrivavano i ricoveri in terapia intensiva. Fano e Pesaro si sono dotati prima di altri del pre-triage, un punto focale di questa lotta per evitare il propagarsi del contagio tra pazienti e personale sanitario, perché è questo il punto cruciale di tutta la battaglia. È qui che si fa la differenza, è qui che si preservano medici ed infermieri per curare i pazienti che continueranno nell'immediato ad arrivare. Ed è proprio da questo modulo multifunzionale posto fuori dal pronto soccorso, come a Fano anche a Pesaro, che è partita la visita istituzionale di questa mattina sulla linea del fronte, che presto verrà rinforzata anche grazie alla assunzione di una ventina di nuove unità che verranno a dar manforte al personale attuale. In situazione di emergenza in cui il lavoro raddoppia e purtroppo il personale diminuisce perché i contatti con pazienti positivi vengono messi in quarantena per la sicurezza del personale stesso, diventa un problema grosso perché per chi rimane il lavoro quadruplica. Hanno tutti dimostrato una grandissima professionalità, si sono offerti per coprire i turni mancanti, per lasciare a casa colleghi che erano evidentemente più stanchi in quel momento, altri hanno preso il loro posto e anche tutti quelli che sono a casa in quarantena e quindi sono costretti a non venire a lavorare, chiamano continuamente chiedendo quando possono tornare perché vogliono dare il loro contributo. Sono veramente un gruppo meraviglioso. Ma tutta l'azienda Marche Nord si sta riorganizzando per affrontare al meglio questa emergenza. Abbiamo organizzato una medicina d'urgenza con 11 posti letto con stanze singole, dove praticamente arrivano i pazienti screenati col loro percorso che sono sospetti o accertati. Abbiamo creato un OBI, quindi un'osservazione breve di 14 letti con i pazienti che sono sospetti e che sono in attesa dell'esito del tampone. Lo sforzo più grosso, più grande è stato quello di creare, rispetto alle due rianimazioni ordinarie, due rianimazioni contumaciali per i pazienti positivi intubati. Allo stato attuale abbiamo 15 posti letto di rianimazione contumaciali divisi, 7 su Fano tutti occupati, 8 su Pesaro tutti occupati e allo stato attuale stiamo vedendo cosa fare perché i pazienti che hanno necessità di questo tipo purtroppo sono in aumento.